Buongiorno a tutti ragazzi, Forza Juventus e ben ritornati in questo nuovo video. Mancano 5 partite di Serie A alla conclusione della stagione 2023-2024 più una finale di Coppa Italia. Poi sarà tutto finito e avremo finalmente l'opportunità di capire esattamente cosa farà la Juventus, cosa vorrà fare la Juventus, quali sono i piani della Juventus. Oggi parliamo un po' delle dichiarazioni dei protagonisti. Hanno parlato Giuntoli e Allegri ai microfoni prima e dopo la partita contro la Lazio in Coppa Italia. Io torno a dire, mi prendo di buono la qualificazione. Questa è la cosa migliore che poteva accadere ieri sera, perché la Juventus ieri è andata a Roma per questo. Missione compiuta, ce la portiamo a casa, ma quando passi con una sconfitta, per me non è mai un bicchiere mezzo pieno. È un bicchiere comunque mezzo vuoto. Bisogna fare delle serie riflessioni per quello che sarà questo finale di stagione, queste 5 partite di Serie A e questa finale di Coppa Italia. Se dal lato della Serie A sono poco preoccupato, anche se la preoccupazione poi può arrivare da un momento all'altro, ma con le 5 squadre qualificate, con la Roma che ha perso ieri sera col Bologna, anche se ci saranno degli scontri diretti, sabato giochiamo contro il Milan e sarà un brutto Juve-Milan per me, per quanto mi riguarda, perché sono due squadre che dovranno leccarsi un po' le ferite e il Milan in questo momento è una squadraccia. Cioè già essere dietro questo Milan dovrebbe un attimino darci la dimensione che abbiamo raggiunto. Quindi io vorrei focalizzarmi ancora tanto sul campo, perché questa stagione non è completa, non è conclusa e mi piacerebbe portare a casa, appunto, almeno un trofeo che non andrebbe a rivalutare il lavoro di Allegri di questo triennio, perché se in 3 anni vince una Coppa Italia è sempre un po' poco per quelle che sono le ambizioni della Juventus, che spesso e volentieri la Coppa Italia non l'ha fatta bastare nemmeno per una singola stagione. Quindi non può e non deve essere la cosa che ti sposta l'idea di Allegri, dato che in tanti mi state facendo questa domanda: ma quanto sposta, quanto vale, quanto incide la Coppa Italia? Beh, la mia risposta è zero. È soltanto un contentino, è soltanto un cioccolatino per il tifoso della Juventus che negli ultimi 2 anni e mezzo non ha mai vinto nessun tipo di trofeo. Poi ci sarà la resa dei conti, perché Giuntoli ancora una volta l'ha detto: parleremo con l'allenatore al termine della stagione. Questa volta però ha aggiunto un pezzettino, una frase che mi piace finalmente. Dopo tanti zitti a lavorare con tutti che parlano, finalmente Giuntoli ha detto: sì, però questo lo faremo in privata sede. Non sono cose da manifestare ai 4:20, da sbattere in prima pagina, da regalare ai giornali. A tempo debito, aveva detto in precedenza, e oggi in privata sede. Le mettiamo insieme, a tempo debito, in privata sede, ci andremo a confrontare con Allegri. Questo stop, senza andare a fare dei giri di parole, senza andare ad aggiungere dei vocaboli. L'altro giorno mi ero lamentato un po' della comunicazione della Juventus, avevo detto: io capisco il politichese, però andare ad esaltare questa stagione proprio non se ne parla neanche. E mi piace molto di più la linea legata al sì, ne parleremo, poi programmeremo quello che ci sarà da programmare, ma lo faremo in privata sede. Tradotto, tutto quello che vi veniamo a dire pubblicamente interpretatelo come volete, ma non corrisponde a un'ufficialità, perché quella poi arriverà soltanto al termine della stagione. 5 di Coppa Italia, 5 di Serie A e 1 di Coppa Italia, sperando di poterne portare a casa il più possibile, perché anche qui, ragazzi, non pensiate che la Juventus stia programmando il futuro sulla base di queste ultime 6 partite. Quindi fatevi un favore, cercate di tifare la Juventus con tutto l'amore che avete in corpo, non per Allegri, non per i giocatori, non per Giuntoli, ma per i colori. Se siete davvero tifosi della Juventus, cercate di tifare la Juventus per queste 6 partite, per l'amore che nutrite nei confronti della vostra squadra del cuore. Quello che la Juventus doveva decidere l'ha già deciso: non sarà una Coppa Italia, non saranno 6 partite di campionato finali dopo un girone di ritorno che nelle ultime 12 partite ha fatto 12 punti a cambiare quello che è la valutazione di un lavoro che fino adesso non è assolutamente positivo, perché devi mettere tutto il computo all'interno della stagione e devi mettere tutti e 3 gli anni all'interno della valutazione di un ciclo. Non mi sono piaciute però le parole di Giuntoli sulle scelte arbitrali, non perché la Juventus debba stare zitta sempre comunque stop davanti alle scelte arbitrali, però quando fai 12 punti in 12 partite, parlare di queste cose qua mi sembra quantomeno ridicolo, almeno che tu non lo faccia nella serata in cui c'è davvero una decisione controversa che senti particolarmente avversa, e allora vai ai microfoni e vai a difendere la Juventus, vai a giustificare anche delle cose, vai a chiarire dei punti. Non so se sei nel primo o nell'ultimo, ci può stare,
se ti accorgi, se senti che un determinato episodio proprio non ce la fai, vedi l'anno scorso l'episodio con la Salernitana, è giusto ribellarsi o comunque farlo sapere, non è che devi sempre stare zitto, però se vai a fare un'analisi generale sul ritorno intero, e dopo che fai 12 punti in 12 partite, a me star lì a parlare delle scelte arbitrali lascia un po' il tempo che trova. Allegri ha detto due frasi interessanti. La prima, ieri non l'avevo capita in conferenza stampa, infatti dicevo sarà stato un mio limite, ma Allegri me l'ha spiegata, veramente mi ha fatto un assist e ha detto, letteralmente, l'ho detto ieri in conferenza, in questo momento si giocano delle partite pesanti alla Juventus, che per un anno e mezzo non abbiamo giocato. L'anno scorso per vari motivi abbiamo lottato, ma era una situazione talmente idonea per non giocare, abbiamo tra virgolette grande responsabilità perché c'era talmente tanto caos fuori. Quindi Allegri quello voleva dire ieri con quella frase un po' ambigua. Dico la verità, l'anno scorso la Juventus ha giocato delle partite importanti. Perché comunque in chiave europea, dopo l'eliminazione dalla Champions, va in Europa League e Juventus fa delle partite europee internazionali, quindi per forza di cose sono partite che hanno una valenza maggiore rispetto alla Coppa Italia, che è stato un percorso francamente ridicolo per la Juve, che abbiamo affrontato la Salernitana e il Frosinone per arrivare alla Lazio in casa, in partita secca, cioè, stiamo parlando di chissà quale tipo di ostacolo, sicuramente l'Europa League è qualcosa di più allenante e arriviamo in semifinale dove poi purtroppo il Siviglia ci rimanda a casa, però penso che quelle siano comunque partite più impattanti rispetto a una finale di Coppa Italia con la Lazio, quindi non sono d'accordo che sia un anno e mezzo che la Juve non gioca quelle partite lì, anzi l'anno scorso io ho giocato la Champions, facendo male la Champions, un'Europa League dove non era nemmeno coinvolto tutto quel caos esterno. Poi, se mi dici sì, però anche giocare le partite in una competizione diversa da Serie A dove mi mettono, tolgono i punti era difficile, io lì non posso dire niente. Loro l'hanno vissuta dall'interno e quindi sanno meglio di me. La mia opinione vale meno di zero. Però non è vero che la Juve non abbia giocato le partite. Ecco, questo è un dato di fatto. La frase, però, che non mi è piaciuta per niente e che un po' aveva ripreso Giuntoli anche nel pre-partita, devo dire la verità, dicendo abbiamo fatto un girone d'andata superiore alle aspettative, però Allegri proprio vede i rilanci e mette il carico. Le critiche alla Juventus ci sono sempre. La colpa è la nostra, perché abbiamo fatto un girone d'andata che nessuno si aspettava. È normale che in quel momento lì tutti pensassero di dover lottare con l'Inter, ma io ero preoccupato di un girone di ritorno con delle difficoltà. Soprattutto perché avevamo 14 punti di vantaggio e abbiamo lasciato per strada dei punti. Io francamente ci rimango di sasso di fronte a delle dichiarazioni simili. Tanto non può essere una colpa fare un girone d'andata anche magari sopra le aspettative. E la Juventus ha fatto un girone d'andata, secondo me, decisamente sopra le proprie possibilità. Perché andava a ricalcare veramente le Juventus che andavano a fare le finali di Champions per rendimento. Quindi la Juventus aveva overperformato dal punto di vista dei punti e credo che questo sia un dato di fatto. Ma non è una colpa, è un merito. Non riesco mai a trovare una lettura in cui questa cosa possa essere una colpa. È normale che in quel momento lì tutti pensassero di dover lottare con l'Inter per forza di cose. Cosa fai? Una volta che sei lì ti arrendi, non ci credi, te ne freghi, te ne sbatti? Boh. Mi sembra un insegnamento sportivo decisamente distante da quello che dovrebbe essere in realtà, proprio anzi, diametralmente opposto. Io ero preoccupato di un girone di ritorno con delle difficoltà, quindi dobbiamo fare anche un applauso al veggente, al Nostradamus Allegri che aveva predetto le difficoltà del girone di ritorno, non le critiche, ma l'applauso perché aveva predetto le difficoltà. Poi dice soprattutto perché avevamo un vantaggio di 14 punti e l'abbiamo lasciato per strada dei punti. Quindi Allegri non solo non guardava avanti all'Inter, ma lui era preoccupato perché aveva ben 14 punti di vantaggio nei confronti di quelli che stavano dietro. Dai ragazzi, adesso va bene tutto, eh? Va bene tutto. Però allora vuol dire che la negatività te la sei creata dentro casa, te la sei portata da casa al campo. Perché se finisci un girone d'andata a 2 punti dalla prima in classifica, non puoi dire, oh mio Dio, adesso come farò a mantenere 14 punti di vantaggio nei confronti degli altri? Perché per sbaglio, anzi per colpa nostra, abbiamo fatto tanti punti. Cioè, è veramente una frase che non ha il minimo senso logico e secondo me si inserisce all'interno di una serata estremamente caotica per Allegri. Io ho visto Allegri che ci teneva tantissimo. Ragazzi, Allegri sa di aver finito il tempo.
cioè ne è consapevole. E stanno iniziando a mollare anche un po' quelli che sono stati i suoi cavalli di battaglia. Zazzaroni, subito dopo la partita, diceva: io sono fieramente, estremamente allegriano e qui e là, su e giù, ma per me è giusto che si cambi. Inizia a mollare anche Ivan Zazzaroni. Siamo arrivati proprio alla resa dei conti. Cioè, se anche Zazzaroni dice no, è giusto, non gli consiglio, è giusto andare avanti. Game over. Game over. Tutto Sport, non so se avete visto la prima pagina, dice Juve in finale, ma così non la vinci. Cioè, un'aspra critica al modo in cui si è arrivati in finale. Cioè, sono tutte piccolezze, piccoli dettagli, ma ragazzi, quando la stampa inizia, o comunque gli addetti ai lavori o gli opinionisti, magari anche molto stretti, molto vicini a determinate figure, iniziano questo tipo di narrazione, è perché si sta cambiando pagina, si è pronti per cambiare pagina perché qualcuno ha detto che si cambierà pagina. Questo è il mio modo di vedere, la mia visione delle cose in questo momento. Io credo che sarà così. Poi, Allegri mi è sembrato in quell'uscita dal campo da solo dentro Olimpico. Non so se avete visto proprio gli ultimi istanti di partita dove Allegri scappa negli spogliatoi e c'è solo lui lì dentro Olimpico vuoto mentre va negli spogliatoi. Tantissimo, tantissimo l'immagine di Sarri che durante i festeggiamenti dello scudetto, tutti i calciatori in campo se ne va da solo, si allontana dal gruppo. Io credo che Allegri più di una volta durante la partita abbia pensato: ma guarda questi scarsoni, che figure che mi fanno fare a me, che ho vinto tanto e che voglio continuare a vincere tanto. Scommettiamo un euro che gli è passato per la testa almeno una volta, e secondo me, invece che almeno una volta, almeno 10-12 volte, ha pensato 100%. 100%. Che è un po' il motivo per cui si era sfogato. Cos'è stato? Dopo la vittoria con la Fiorentina, accusando la squadra di non essere al suo livello. Ecco, questa è un po' la situazione odierna, la fotografia precisa del momento Juve. Credo che si balli tutto qui. E quello che ne scaturisce è nervosismo, e anche Cambiaso stasera è esploso, dopo un Chiesa che è esploso. Guarda caso, sempre Nicolussi Caviglia a fare da paciere, poverino Hans, che ha giocato veramente pochissimo quest'anno. Non credo che sarà lui il titolare in finale di Coppa Italia, credo che Allegri si inventerà qualcosa di diverso pur di non far giocare Nicolussi, non perché abbia qualcosa contro Nicolussi, io questo non lo so, non lo posso sapere, ma perché mi pare evidente che non si fidi del ragazzo, che non abbia riposto fiducia nel giocatore che dovrebbe essere sulla carta il vice Locatelli, che perché ieri sera a un certo punto si poteva pure buttare nella mischia e fargli fare qualche minuto. Quindi, siccome siamo veramente alla resa dei conti finale, Allegri teneva tantissimo a raggiungere questa finale di Coppa Italia perché voleva assolutamente cercare di giocarsi un'ultima possibilità, un ultimo trofeo alla Juventus per chiudere da vincitore. A tal proposito, vi voglio lasciare uno degli ultimi articoli che ho scritto, che si chiama Chi vince nel calcio. E vado a fare una sorta di panoramica, e ne ho parlato anche a tutti in the box, tra l'altro visto che il video è stato caricato subito dopo la partita della Juventus, quindi magari trovate anche il tutto sul canale di Tutti in the Box, proprio perché si faceva riferimento a una domanda che è stata fatta a Gasperini dopo Monza-Atalanta. Gli chiedevano: ma nel calcio vince solo chi vince i trofei, un vincitore solo chi vince i trofei? Ecco, proprio a Gasperini dobbiamo attaccarci per la chiusura di questo video. Chissà, stasera riuscirà a rimontare il gol di svantaggio di Mandragora dell'andata? Sono sincero, preferirei trovarmi la Fiorentina in finale di Coppa Italia, perché tutte le volte che abbiamo giocato contro la Fiorentina, in un modo o nell'altro, siamo riusciti ad ostacolarli. L'Atalanta è una bestia più dura da arginare, e trovarsi l'Atalanta in finale di Coppa Italia, secondo me, sarebbe decisamente troppo per il livello della Juventus attuale. Già la Fiorentina non è una favola, ma è una squadra che, almeno negli ultimi 3 anni, tutte le volte che l'abbiamo incontrata, hanno fatto loro la partita senza mai riuscire a farci male. Poi magari ci tornerà tutti indietro in finale di Coppa Italia, non lo so. Però sicuramente l'Atalanta mi fa molta, molta più paura. E Gasperini è lì che, dato che non ha mai vinto un trofeo vero e proprio concreto, oggettivo in carriera, tra Coppa Italia ed Europa League, ha la possibilità di alzarne almeno uno in questa stagione per chiudere un ciclo che è stato veramente clamoroso.
a Bergamo. Fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti e come sempre, forza Juventus.